Entrando nello scriptorium, ci trovammo in un opificio di sapienza e di pietà e di scienza, in un bastione di fortezza, in un ricettacolo di santi. In ciò, dicevo a me stesso, risiede la grandezza dell'ordine benedettino, nella produzione e riproduzione della conoscenza, nel difendere il tesoro del mondo cristiano e la parola stessa di Dio. Finché queste mura resisteranno, la parola divina sarà custodita. Ah, padre bibliotecario, ora forse ci permetterete di esaminare il lavoro di quei due sfortunati che Dio ha chiamato accanto a sé in maniera tanto tragica. La vostra richiesta è molto insolita. Come le circostanze della loro morte. Frate Adelmo, sedeva qui. Grazie. Un somaro che insegna le sacre scritture dei vescovi. Il papa è una volpe e l'abate è una scimmia. Aveva un gran talento per le immagini ridicole. Verba vana, aut risui apte, non loqui. Spero che le mie parole non vi abbiano offeso, frate Guglielmo. Ma ho udito persone che ridevano di cose risibili. Voi francescani, tuttavia, appartenete a un ordine dove la giocondità è vista con indulgenza. Sì, è vero. Il nostro Francesco era ben disposto al riso. Il riso è un vento diabolico che deforma il volto e rende gli uomini simili alle scimmie. Ma le scimmie non ridono. Il riso è proprio dell'uomo. Come il peccato.